Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata di A Spasso tra le Nuvole, l'assoluto titolare della trasmissione qui vicino a me, Marco Di Loreto. Marco, buonasera. Buonasera, buonasera a te, Buonasera, buonasera ai nostri Marco. spettatori. No, il titolare sei sempre tu. No, Io sono un vabbè, ospite sulla carta, esatto. permanente. Diciamo così. L'ospite permanente Ospite mi permanente, dai. piace. Allora, Marco, terza puntata di A Sì. Spasso tra le Nuvole. Va bene, dai, Va mo bene, ce la diciamo, ce la cantiamo, ce la ce cantiamo. No, la no, no, ti posso suoniamo. dire che Però ci va sono bene. parecchie domande, parecchie È curiosità. vero? Infatti, mi sono iniziato a fare la scaletta. Io ho usato il metodo cronologico. Quindi, oggi andiamo a soddisfare la domanda della signora Giulia. Giulia, La signora Giulia, subito che. la soddisfiamo Ma sì, la iniziamo subito domanda. con la pillola Sì, didattica. Che pillole dici? Che didattiche poi in in realtà apertura. la domanda della signora Giulia non è proprio di didattica perché è quasi previsionale, però ho preso spunto da quella per parlare di didattica. Vai. E lì quindi possiamo Tu dici partire che con. prima o poi La non la facciamo nella sigletta didattica, la faremo secondo faremo? me. Sì, per le ire Sì. Sento già funeste. Le le grida di gioia urla. dalla regia, Sì, sì. infatti, Ci sono infatti. Peter, Peter, Pietro e Gianluca. Gianluca, esatto. Ecco la domanda. Allora, Oh. la signora disperatamente, visto il tempo di La novembre, signora è esperta. ha detto: quando torna un periodo anticiclonico da noi? Dai, Allora, anticicloni. Giulia, e c'è anche il fiorellino. Sì, Ci piace. è una domanda È previsionale, quindi pertinente? no, diciamo, è una domanda previsionale, quindi per Previsionale. quanto riguarda la previsione posso dire tristemente per la signora Giulia che di Cosa? anticiclone qua non se ne Non se parla ne parla? proprio. Almeno fino alla prima decade, non lo so, i primi 6-7 giorni di dicembre non Non se vedo ne parla. anticiclone in vista, però prendiamo spunto perché la signora Giulia infatti non ha detto quando torna il bel tempo, ma ha detto quando torna un periodo anticiclonico, perché diciamo, come nel linguaggio comune, anticiclone è coincidente con bel Bel tempo. tempo, invece, Ed è è giusto, giusto in parte, ma la domanda vera e forse. propria è: ma che cos'è l'anticiclone? È quella che faccio io, Ecco, invece, la signora Giulia lo sa, io esatto. no. No, ecco, che cos'è L'anticiclone intanto l'anticiclone? è anti, gira Anti, ma all'altro poi adesso verso. vediamo perché Vediamo anti. perché anti. Allora, intanto iniziamo con la seconda immagine che sintetizza molto bene quelle che sono le caratteristiche tipiche dell'anticiclone. Vediamo se la sintetizza. Sì, la sintetizza bene, dai, è molto, veramente mi è piaciuta tantissimo. Presa da internet è Sì. molto molto chiara, evidente, Vediamo. quindi Eccola, è lei? eccola, è lei, vedi, anticiclone sulla destra, depressione che sta per ciclone sulla sinistra. Allora, qual è la caratteristica dell'anticiclone? L'anticiclone è una zona, un'area, una vasta area di alta pressione, quindi pressione molto elevata. Gira orario, in effetti. Poi ti dico Poi me lo perché. dici, va bene. Di alta pressione. L'alta pressione praticamente che cosa fa? Fa in modo che, diciamo, spinge, va proprio per questa pressione elevata, spinge l'aria verso il basso. Quindi stiamo parlando di, vedi quella freccia che va verso il basso nella Va parte di bene, destra? sì. Quindi l'aria tende a essere schiacciata in qualche modo, compressa verso il basso, e poi quando arriva sul terreno diciamo, si allarga. Quindi va il disegno sotto è molto evidente in tal senso, l'aria si sposta dal centro, il vento, diciamo, no? In tutte le direzioni, ma comunque si sposta dal centro verso l'esterno, no? Sì. Mentre invece nella depressione, quindi nel ciclone, accade esattamente l'inverso, cioè i venti si spingono, vanno a concentrarsi sulla B, no? Sulla zona di bassa pressione, sul Qui, minimo della sì, al pressione, e poi centro, in l'aria pianta tende, lì, poi sì, a guardando in alto, l'aria tende a salire sopra salire. e fa un po' come abbiamo spiegato la settimana scorsa sui temporali, si trascina vapore acqueo e crea le nuvole. Nell'anticiclone invece, perché c'è Viceversa. sempre il sole, o spesso e volentieri? Perché l'aria è molto secca, di conseguenza non, il vapore acqueo, quello che c'è, non riesce a condensare, quindi la probabilità di prodursi, di creare delle nuvole è molto molto bassa. Dice, questo è il senso dell'anticiclone, associato giustamente per la gran parte dei Al casi bel al tempo. bel tempo. Bene. Adesso andiamo a vedere invece quella seconda parte che Vai. dicevi tu, guardando quest'altra immagine. Vediamo. Che ci spiega bene per quale motivo nelle aree, eccola qui, Eccola qua. negli anticicloni, che sarebbe la parte di la famosa, quindi questa volta sta sulla sinistra, Sì, bene. gli anticicloni, il vento gira in modo, diciamo, su se stesso, ma in senso orario, Orario.
Dove? Nell'emisfero nord, mentre invece nell'emisfero sud accade l'inverso, in senso antiorario. Viceversa, il ciclone nell'emisfero nord gira in senso antiorario, poi lo vediamo nella previsione, iniziamo la fase previsione vedendo proprio nel real time, diciamo così, questo effetto dei venti. Sì. Che cosa accade? Perché accade questo? Perché nell'emisfero nord è tutto legato alla rotazione terrestre. La Terra ruota su se stessa, no? Sappiamo che ci mette 24 ore a fare il giro su se stessa. E che cosa accade? Accade che i punti sull'equatore, per potersi muovere, cioè nelle 24 ore, fanno un percorso, tra virgolette, no? Immaginiamo un omino che vive in Africa, nell'equatore, e un omino che vive vicino al Polo Nord. Nelle 24 ore è come se l'omino dell'Africa gira e fa 40.000 km e l'altro ne fa, non so, 5.000, 7.000, sempre in 24 ore. Quindi l'uomo africano è più veloce, già da là si capisce. si capisce perché è veloce. No, scherzi a parte, questo... Ovviamente ancorate a terra. Quando ci spostiamo verso l'alto, e lì c'è l'esempio della mongolfiera, quando ci spostiamo invece sospesi nell'alto e quindi non abbiamo più questo, non siamo più, cioè le persone o gli oggetti non sono più soggetti alla rotazione terrestre, che cosa accade? Che la mongolfiera in questo caso, quindi nel caso degli anticicloni, i venti, è come se nello spostarsi dall'equatore verso il polo è come se anticipassero la posizione, quindi fanno una curvatura verso destra, anticipano. Sì. Lì c'è un'immagine che parla di punti dal punto A al punto B, non si vede, forse è un po' piccolino. Sì. Comunque la mongolfiera anticipa, è come se arrivi in anticipo a quel punto B, quindi immaginiamo una curva a destra, quindi i venti allo stesso modo è come se curvassero a destra, da tutte le direzioni ma curvano a destra e quindi sommate insieme crea l'effetto orario. Sì. Viceversa, spostandosi dal polo verso l'equatore accade l'inverso, che arriva in ritardo, diciamo, e quindi la curva è verso sinistra. In questo modo qua tutte le direzioni che vanno verso l'epicentro, diciamo il punto di minimo di pressione, fanno una curvatura a sinistra, di conseguenza se tu vai a sommare tutto viene fuori un senso antiorario. Concludiamo con un'altra parte, andiamo a vedere adesso, vista al di là della spiegazione, quali sono le figure anticicloniche che noi siamo, diciamo, di cui sentiamo parlare spesso e volentieri. Quali sono? E ne sono quattro nell'ambito europeo. E qui ce l'abbiamo tutte. L'anticiclone delle Azzorre, l'anticiclone africano, l'alta scandinava o anche anticiclone scandinavo e poi l'anticiclone russo-siberiano. Però, sebbene sono tutti anticicloni, sebbene seguono quelle regole che ho spiegato precedentemente, sono un po' diversi. I primi due sono simili perché sono anticicloni cosiddetti dinamici, nel senso che... Cioè, le Azzorre e quello africano. L'Azzorre e quello africano sono dinamici, nel senso che sono entrambi, nascono principalmente nelle zone tropicali, perché comunque le Azzorre sono in zona tropicale, e più o meno è come se rimanessero quasi permanenti o semipermanenti in quell'area, quindi nell'area azzorriana, nell'area del Nord Africa, e poi si espandono verso l'Europa a seconda di altre dinamiche. L'anticiclone scandinavo è un anticiclone mobile ed è, se vuoi, un figlioccio dell'anticiclone delle Azzorre. Figlioccio dell'anticiclone delle Azzorre. Quando l'anticiclone delle Azzorre tende a salire verso l'Europa, Nord Europa, poi quando si va a ritirare, è come, c'è una perturbazione atlantica, lo taglia e crea una cellula figlia, la chiamiamola così, che è l'anticiclone scandinavo, che poi può rimanere lì qualche giorno, ma è mobile, cioè nel senso si sposta, si esaurisce, non in senso psicologico, però diciamo ha questo effetto. È importante perché quando si vengono a formare gli anticicloni scandinavi, normalmente questo si traduce in aria fredda che viene dal nord, da dove sappiamo noi, verso l'Europa, verso i Balcani e qualche volta anche da noi il Mediterraneo. E poi ci abbiamo infine l'anticiclone russo-siberiano, c'è già un nome da rivoluzione d'ottobre, che invece è un anticiclone termico. Termico perché nasce proprio dal freddo, all'opposto degli altri che sono anticicloni tra virgolette caldi. Quello nasce all'opposto, proprio perché fa un freddo bestiale.
l'aria, lui c'ha il freddo, l'aria fredda che è più pesante rimane a terra e crea, diciamo, crea da sola questa pressione più alta, perché ricordiamoci, anticiclone equivale a alta pressione, e quindi abbiamo queste quattro figure fondamentali. Bene. Adesso andiamo a... Dove andiamo? Andiamo a vedere... andiamo in sai versione... Sai però che mi piacerebbe scoprire? Così come una volta andavamo a fare il servizio a Magnanella per scoprire dove nasceva proprio l'aria di Magnanella, uno va a Magnanella, certo, grosso giusto. Modo nasce lì. Mi piacerebbe scoprire proprio il posto dove, secondo noi, potrebbe nascere l'anticiclone delle Azzorre. Quale paese delle Azzorre? Ah, c'è una Magnanella azzorriana, Magnanella azzorriana. No, beh. O quello russo-siberiano. Poi, perché ti faccio vedere, si chiama anticiclone delle Azzorre perché i massimi di pressione dove stanno, punto, là. Nascono proprio lì. Poi parliamo ma quelli gli azzorriani lo sanno che lo sanno. È a Magnanella delle Azzorre. Magnanella ci informeremo. Comunque, vai, andiamo a vedere, adesso andiamo in ambito previsionale, però iniziamo proprio con l'ultimo step, diciamo, didattico, oui. Andando a vedere live, siamo al martedì alle ore, mi sposto alle ore 23. Andiamo a vedere, magari facciamo anche sì, ausilio della nostra lavagna elettronica. Sì. Vabbè, sì, intanto sì. Facciamolo vedere intanto così vediamo si vede là. A schermo gigante. Vedi, lì siamo, mi sono, diciamo, messo nell'Oceano Atlantico, vedi la Spagna si trova sulla parte destra della, sì, sì. Del teleschermo. La L in mezzo all'oceano. Ora c'è una L ti faccio vedere la H, quindi H, l'alta pressione che gira in effetti orario. Vedi, in senso orario. Ragazzi, e ecco. Quella H 1042. Questo gli spermatozoi, sì. Lo sanno i nostri amici. Sì, sì. Quelli della sera può darsi che non lo sanno. Quelli però. Della sera forse non lo sanno, ma... Vabbè, il borrino e la sera può essere pure, ha detto definito spermatozoi questi quei venti. Verminelli che vanno. Si vede chiaramente il vortice sì. Ciclonico così. Quell'H 1042 significa che il massimo, è il massimo dell'anticiclone della è in quel punto là, in quella zona là, 1042. Poi man mano che ci spostiamo verso l'esterno, 1040, 1038, sì. 1036 e così via. Ci piace. Se mi sposto poco sotto, andiamo a vedere invece un ciclone. Il ciclone. Ciclone che all'inverso ha come punto minimo la L, 1004 millibar, e poi man mano che mi sposto all'esterno, 1006, 1008. Ma se io impazzendo no, mi trovassi lì in mezzo col pattino, che vado verso... Ti posso dire una cosa, nel ciclone, la stai parte, bene. Stai benissimo, nella parte proprio, nell'occhio del ciclone, come si dice. Ma devi rimanere là però, sì, o ti proprio. Devi spostare insieme a lui. Ma il problema è che si potrebbe spostare lui. Esatto. Quindi se non gli vai dietro, poi ti si incolla, così. Diciamolo così. Il ciclone. Va bene, quindi si vede anche qui all'opposto come i venti ruotano esattamente al contrario. Al contrario. Se andassimo, non lo so, adesso vado, non l'avevo preparato, ma andiamo a vedere lo stesso, andiamo a cercare qualcosa sotto nell'emisfero, ecco, guarda un po'. Dove mi stiamo? All'emisfero australe. Stiamo sotto l'Argentina. Guarda, questo è un ciclone molto forte, tra l'altro. Guarda come fanno i venti, vanno in senso orario. Vedi, sotto all'emisfero sud accade esattamente il ciclone è orario. Il ciclone è orario. L'anticiclone è antiorario. L'anticiclone è antiorario. Ma torniamo a bomba. Vai. Così, diciamo. Ma noi dove stiamo? Torniamo sopra. All'emisfero nord. Noi siamo all'emisfero nord. E iniziamo con la fase previsionale. Vai. Spero che insomma sia stato abbastanza chiaro. La signora Giulia non già mi ha fatto questa domanda. Io insomma la signora Giulia. Giulia però è già esperta di. Parla di anticiclone. Sì, esatto. Va bene, vuol dire che insomma è che è un'appassionata. Certo, certo. Diciamo, rispondendo, ribadendo il concetto alla signora Giulia, non c'è trippa per gatti. Fino alla metà di dicembre? Penso, no, dico il 6-7 dicembre perché oltre le previsioni diventano troppo esagerate, però c'è poco da fare. L'anticiclone c'è, ma non ci riguarda. Allora, questa è la fotografia, vai. Martedì ore 23. Tanto giustamente la regia ha fatto ripassare il tuo indirizzo mail. Sì, no, ci siamo dimenticati. Non ci distraiamo. Ecco, ti posso già dire, posso anticipare, che ci sono state domande dallo studio, dal mio studio. Sulla la differenza tra, sì. Neve e grandine, sì. Quindi parleremo casomai nella prossima puntata di quello, ma c'è anche un'altra domanda su come si forma la nebbia. Capito? Quindi insomma abbiamo già parecchie... Ci sono dei cannoni sparanebbia, no? Sì, sparanebbia. Quelli verso la Pianura Padana stanno sì, là. Sì, sì, direi di sì. Allora, andiamo in previsione. Quindi previsione. Andiamo a vedere la fotografia attuale di ore 23, quindi fra qualche ora, sì. Con la depressione, quella che ha colpito, diciamo che ci ha colpito oggi, che ha favorito queste precipitazioni di oggi, che si con quella L la 1014, L a largo di Capri? Sì, nel basso Tirreno. Sopra la Sicilia, sì. Che, diciamo, sta per esaurire la sua energia e si sposterà domani verso la Grecia. Ma attenzione,
attenzione che è subito pronta una nuova ma non vale. L, quindi ripiove. 12, che, sulle Baleari vedremo, adesso andremo a scatti avanti, vedremo che si sposterà sulla Francia meridionale e poi sull'Italia. E sarà. Occhio che quando fa così con l'indice, che sarà? E sarà. Potrebbe essere l'attrazione fatale per la prima ondata di gelo, in Europa sicuro, ma probabilmente anche in Mediterraneo. Oggi i modelli qua, si sono... Pure nella pizzarella di cacio della nostra provincia. Non lo so, vediamo. Vediamo. Non ci avventuriamo adesso in quel senso, okay. Però andiamo per ordine. Andiamo per gradi. Allora, intanto mi restringo il campo al Mediterraneo. Sì. Leviamo anche il vento, così ci muoveremo per scatti. Allora, domani ore 12. Domani alle ore 12. Eccoci, perfetto. Va bene, io tanto vedo sì, qui. Sì, anche sulla lavagna, grazie. Ecco, perfetto. Alle ore 12, ma va bene che gli telespettatori vedano così lo schermo, che certo, si vede benissimo. Certo. La L si è spostata, vedi, tra le Baleari, diciamo, il nord della penisola iberica. Sì. E in questa giornata, così iniziamo a fare previsione, per quanto riguarda noi, quindi parliamo di domani a mezzogiorno, avremo una copertura nuvolosa estesa e persistente, quindi il sole è difficilissimo, vediamo, però sicuramente non dovrebbe piovere. Okay. Ecco, quindi giornata nuvolosa, giornata grigia senza pioggia. Sì, grigia, probabilmente tasso umidità elevato, frescolina, frescolina ma sempre su livelli autunnali, quindi come oggi siamo del resto sugli che 11 novembre. Novembre inoltrato. Direi. E ci spostiamo invece adesso a giovedì, ore 20, quindi sì, ho fatto un bel salto. Ecco che la L va ad avanzare, ma soprattutto vedi che la circolazione ciclonica è molto più ampia, inizia a coinvolgere un po' tutta l'Italia. Infatti, giovedì, quindi mercoledì sera notte, inizieranno le prime piogge tra la Sardegna, la Liguria, la Toscana. Poi invece giovedì man mano andrà a coinvolgere praticamente tutta Perché Italia. L'azzurro sono le piogge qua. L'azzurro è sempre diciamo, indica una pressione bassa, esatto, no? Geopotenziali bassi, e quindi diciamo, può portare probabilità di nuvole molto più ampia, e insomma varie combinazioni di cose portano a maggiori probabilità di piogge, che infatti giovedì coinvolgerà anche la nostra regione, ma soprattutto nella seconda parte di giornata, quindi giovedì mattina, pomeriggio, possibilissimo anche per giovedì mattina nuvole. In termine tecnico, come ci si ricaccia qualcosa, ci si ricacciano le deve nuvole, le nuvole però però senza pioggia, mentre dal pomeriggio, a partire dai settori occidentali, quindi l'Aquilano, Marsica, Alto Sangro, precipitazioni che poi raggiungeranno anche la parte orientale, quindi del settore Teramano, Pescarese e Chietino, e ci siamo per avvicinare al weekend. Io vado per scatti e vado a venerdì, alle 18, come vedi, non solo il vortice ciclonico continua a insistere sull'Italia, ma 999 inizia ad approfondirsi, quindi sempre più profondo. Il minimo della pressione precedente, se non sbaglio, era 1002, ma non ci torno indietro. 1002 è passata a 999, quindi e si approfondisce. Che significa che è andato a 999? Significa che diciamo, ovviamente la vorticosità, se lo metto in versione vento, vedi, diciamo, questa vorticosità aumenta sempre di più e quindi favorisce una maggiore scontro di aria calda, di aria fredda e di aria umida, e quindi la probabilità di precipitazione è sempre più aumenta. In aumento. Benissimo. Allora, levo il vento. Venerdì alle 18. Ora inizio a allargarmi anche a livello europeo, perché è importante notare quello che accade al nord, a nord della Gran Bretagna. Questo primo impulso, che praticamente andrà a quasi a baciarsi con il nostro ciclone, ma in realtà poi, ecco, siamo a sabato, come vedi, si è quasi combinato insieme, si è creato un mega vortice combinato da due minimi, addirittura 978. Quello nostro si è andato in Bielorussia? No, il nostro è sempre lì, diciamo, ha perso la sua identità individuale, personale, ma si è andata a ricombinare con quello a nord. Nel frangente tempo, che cosa accade? Che questo, appunto, come dicevo, questo vortice ciclonico era in Italia, sta risucchiando, tra virgolette, attraendo impulsi, poi vedremo le temperature, molto freddi britannico-scandinavi, diciamo, è aria polare marittima, molto fredda, non freddissima, ma molto fredda. Sì. Se ci spostiamo a domenica, a domenica qui. Domenica alle 12, sì, mezzogiorno. Come vedi la situazione più o meno è intatta, si è creato, diciamo, una mega
diciamo, ampia struttura ciclonica composta da due minimi, sì. Ma comunque diciamo questa è la situazione. E quella H largo E se ne sta bello a mezzo mare. L'anticiclone se ne sta lì, ma, no. Ma fa quasi da vigile, inducendo, spingendo l'aria fredda gelida a tuffarsi dal nord Europa verso l'Europa centrale e Mediterraneo. Il bilbaccione torna la settimana prossima da noi, viene. Ma continua, guarda, sono a lunedì, si è spostato diciamo tutto sull'Europa lunedì 29 orientale, addirittura. Sì. Però quell'azzurrino sull'Italia significa che ancora stiamo sotto scacco, colpo di coda, diciamo, di aria fredda, sì. Ma poi, e qui diciamo vado di colpo, ecco, guarda qui è il 2 di dicembre. Lunedì 2 dicembre. 2 dicembre. Ancora una volta correnti gelide fredde dal nord, quindi diciamo riassumendo, venerdì, sabato, domenica, lunedì precipitazioni sempre in agguato, dirlo con esattezza è difficile perché man mano sì. Che ci spostiamo è più complicato, ma il fattore che va a cambiare sono le temperature, infatti adesso ci giriamo, ci spostiamo nell'ottica temperature, eccomi qui, allora questa è la mappa delle temperature, quel 3 che vedi lì l'ho puntato proprio su Teramo, sulla zona nostra, però è un 3 gradi riferito quando? A 1500 metri. A 1500 metri. Partiamo da martedì, questo traditivo. Martedì partiamo a stasera, ore 21. Io a 1500 metri 2 gradi. A 2 gradi, ma per capirci 2 gradi non significa essere al gelo, significa stare più o meno in media. Perché la media a 1500 metri adesso è 2 gradi. Attorno a 3 gradi, quindi stiamo lì. Il freddo, per capirci, è quello azzurro che vediamo lì. Che se si alto. Mette come si deve mettere, a 2 gradi, la nevicatella la può fare. Guarda, oggi ho visto la prati webcam dei prati, mezzo schiocchettava, ed era bianco poco sopra. Capito? 200 metri sopra, diciamo, i prati era già bianco. Questo ogni tanto lo dobbiamo ricordare. Sì, sui 1700 metri era bianco, posso confermartelo. Se ci spostiamo in avanti, anche qui facciamo assalti, mercoledì, come vedi, 24 alle l'Italia 19. È sul verdino, quindi siamo su quei 3 gradi, così, sì. E siamo costante, nella media. Costante. Ma il freddo avanza, guarda lì in Europa, sì. Lì siamo, per capirci, guarda, provo a mettere questa cosa. No, non so. Arriva. Aspetta che prendo questo aspetto, questo elemento, non so se metto, forse è troppo... Che cosa? Volevo far vedere le temperature in quella zona lì, vediamo un po'. Ecco, vediamo. Si dovrebbe le abbiamo vedere, messe? Si dovrebbe, pare che le abbiamo io messe. Le vedo, però non so. Tu nella le vedi, parte, le vediamo pure noi. Sì, nella parte... A Vienna, 1500 metri, sì, guarda, 4 gradi. Guarda Londra, meno 2. Qui parliamo sempre di 1500, attenzione, sì, non parliamo al suolo. Hai praticativo di Londra. Però diciamo. come vedi, l'aria fredda inizia ad avanzare nell'Inghilterra, nella Scandinavia, Germania, eccetera, eccetera. Ci Quindi spostiamo... Mi piace quando vedo tutte le città. Ci spostiamo a giovedì, ecco che il gelo... Attenzione. Iniziato a raggiungere l'arco alpino estero. Sì, estero. Noi a 1500 giovedì stiamo a 6 sì, gradi. Sì, perché giovedì, se ti ricordi, eravamo nel ciclone, ma siamo nella parte bassa, cioè abbiamo venti sì. sud-occidentali che tendono a far risalire leggermente. Okay. Le temperature probabilmente alle quote nostre, Teramo, Montorio, per capirci, rimarranno più o meno stabili, mentre in quota ci potrebbe esatto. essere. Quando stiamo a 6 gradi... A 1500 quanto siamo? A 200 metri? 250 metri? Dipende, se diciamo se fosse un discorso classico. Equilibrato dovremmo mettere 7-8 gradi di più, quindi 13-14 okay. e più o meno saremo sì, là sì. indicativamente. Se ci spostiamo a venerdì, ecco che il freddo, guarda, venerdì sembra quasi che inizia a circondarci. L'arco alpino ancora regge e sì. mantiene, è tipo una barriera, tipo il Gran Sasso, l'Appennino, le Alpi, mica la soffesa, appunto. Però come vedi è già addirittura arrivato in Spagna sì. Il freddo, vedi Parigi la 0, qui Vichy meno 4, quindi insomma inizia ad essere valori a meno 4, per capirci nevica anche in pianura, quasi, quasi in pianura. Va bene. Quando è sabato ecco che il freddo inizia a... Hanno ceduto le Alpi. Porca miseria, questo quindi, non me l'aspettavo. Arriva il freddo anche al nord, adesso proviamo a fare, allarghiamo sull'Italia, visto e che... E qua stiamo a sabato 27 alle ore 22. Sabato 27 alle ore 22, vedi, sulla a Milano-Torino siamo allo zero, sempre 1500, ribadisco. Sempre 1500 metri. Vai. Però significa che comunque già con precipitazioni nevica a quote collinarie. Sì. Poi... Domenica, eccolo ecco là. Che l'invasione arriva anche da vedi, noi. Noi resistiamo perché il Pretuzzo lo vedi? fa guarda, quel verde al di là del puntino bianco sì, è però, l'effetto del Big Stone, del grande Pretuzzo. Quando sarà, sì, quando sarà lunedì 29 e c'è pure il Gran qui, Sasso. E c'è pure qua.
Come vedi, con la meno 2 la dovrebbe addirittura arrivare anche con la meno 2. Tu mi vuoi dire che noi qui staremo a 6, 6, 5, 6 gradi da noi, 7? Sì, no, 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 non ci arriviamo a 7, arriviamo a 4, 5 gradi. Ah, però. Però, ecco, mi fermo qui con le temperature per far capire sì. che comunque andiamo in una fase decisamente invernale, mm-hmm. al di là della neve, se la fa o non la fa. Quindi la settimana prossima. Sì, mi fermo qui, ti faccio vedere a volo soltanto le temperature. Però tu ti vorresti sbilanciare sulla neve, ma non lo fai. No, guarda, ti faccio vedere soltanto che cosa succede a 5.000 metri, sempre sopra la nostra testa. A 5.000 metri, però dobbiamo prendere l'aereo. Meno 32 gradi, cioè con precipitazioni. A 5.000 faccio metri. Solo non una previsione ma un'indicazione di massima 30. Con le precipitazioni con precipitazioni che con succede? Quelle temperature a 5.000 metri è possibilissimo che possa nevicare anche a quote collinari, qualche fiocco può arrivare pure ai nostri. Così, tanto per iniziare un po', capito? Cioè che a noi magari vedere quel fiocchetto. Tra l'altro aggiungo anche che il 30 novembre, il 1 dicembre è il passaggio di testimoni in meteorologia dall'autunno all'inverno, perché l'inverno in meteorologia inizia il 1 di dicembre, quindi direi un passaggio testimone perfetto. Vabbè, non diciamo che... oltre, dico sì. Invito soltanto a sentire, diciamo, gli aggiornamenti meteo, perché poi è tutto in divenire, soprattutto per la previsione meteo. Noi martedì prossimo probabilmente non so se o la vivremo in diretta oppure martedì prossimo sarà proprio 30. Martedì 30 e quindi che ne sai? Cioè il meno 32 a 5.000. Vedremo che succede. Scopriremo vivendo. Allora, che altro ci abbiamo? Vai. Che altro ci abbiamo? Possiamo andare avanti. Allora, per quanto riguarda, riassumendo velocemente, quindi domani nuvoloso, giovedì dal pomeriggio sera pioggia, parliamo soprattutto della prima Aquilano e poi successivamente direi sera notte anche noi, venerdì, sabato, domenica, non c'è pioggia insistente tipo oggi, diciamo che bene o male è piovuto tutto il giorno, sarà a tratti così, però siamo sempre in quel vortice ciclonico, quindi comunque ci potrebbero essere fasi nuvolose, altre fasi invece piovose, altre casomai con uno spiraglio di sole, non si può escludere del tutto, però complessivamente è il tempo decisamente ciclonico, sì, quindi brutto. È novembrino. Oh, mi ricordai prima della trasmissione che c'è il 25 novembre, oggi esatto. Il 23, allora, chiamalo, guarda, per rispondere. Sai che facciamo? Qui dovremmo scomodare il grandissimo Enzo Lucci, perché certo. Da lui viene, cioè il proverbio è storico, però lui lo ha rilanciato nei tempi moderni, cioè l'anno scorso, e cioè il 25 novembre è Santa Caterina. E quindi, cito il buon Enzo Lucci, yes, di Arsita, coma Catarnaia Nataliae. Proverbio... Come fa... Il tempo a Santa Caterina lo farebbe a Natale, lo quindi, fa anzi. Quindi andiamo nel dettaglio solo a vedere. Bravo, giovedì 25. Giovedì 25, ritornando a monte, allora, giovedì ore 12. Alle ore 12... Giovedì ore 12 sembra quasi il titolo di un film. Giovedì, giovedì ore, 12, ore 12 di Santa Caterina. Di Santa Caterina. 25 novembre. Come dicevo prima, vediamo. Noi siamo... Anzi, vantiamolo in versione nuvole, così si capisce meglio. Siamo nel settore teramano, come vedi, percentuali... quel bianco ci dà una speranza. No, però quel bianco... Però purtroppo non no, è quel bianco sono le nuvole, probabilità di nuvole altissima, 99%, quindi è nuvoloso, sì. Mentre invece le precipitazioni sono quelle che si vedono dall'altra parte. Capito, se è nuvoloso tu mi devi assistere con la temperatura, se no... Ah, no, se no abbiamo fatto... Guarda, guarda, sai che ti faccio vedere, intanto ti faccio vedere quando... Ti ecco. Ribadisco, coma Catarnaia... Natalia. Quindi è fondamentale. Fondamentale sì. Allora, siamo alle ore 16, sì, le precipitazioni, di giovedì 25. Giovedì, le precipitazioni secondo il modello americano in questo caso... Iniziano a raggiungere l'Aquila, Avezzano, l'Alto Sangro, ma anche il Teramano. Oh, c'è un altro aspetto, non so se qui spero di attacchiamoci sì. Attacchiamoci a qualcosa, ti faccio vedere, ma non c'è. No, non c'è, purtroppo vabbè, non c'è. Non ci assiste. No, c'era una funzione, ma adesso dovrei andarla a trovare, è complicato. No. In cui ti dice la precipitazione, ti dice anche che tipologia, neve, di precipitazione. Acqua, neve. Ma tu la sai già. Ma giovedì abbiamo detto che abbiamo quella risalita di aria calda, capito, di conseguenza non gioca... nevica neanche in montagna, nevicherà oltre 2000 metri. E se dovesse aver ragione il proverbio, Natale sarebbe senza Natale neve. Sarebbe comunque con la pioggia, diciamo. Però bruttino. Chissà se vale il fatto che l'importante sia a metà. No, che se è nuovoloso a Santa Caterina e piove, a Natale potrebbe bisognerebbe chiedere a Enzo. La prossima settimana glielo chiediamo. Va bene, dai. Per sapere come okay. Vabbè, allora chiusa ci la parentesi. Sì. No, è la notizia dal c'abbiamo mondo. La chicca, abbiamo la chicca dal mondo, dai. Notizie dal mondo. Chicca. Allora, dal mondo iniziamo, sono cose molto interessanti e curiose, faccio velocissimo. Vai. La prima ce ne andiamo in Australia.
Oh, in Australia tieni conto che siamo al 23 novembre e per loro è come se fosse il 23 maggio, per capirci. Stanno per entrare in estate. Primavera inoltrata. Ma guarda là, ci nevica. 14 novembre in Tasmania, Australia, è nevicato e soprattutto la notizia climatica importante è questa. A Hobart c'è stata una minima di 2,9 che non accadeva dal 1953. Capito? Hobart. Quindi da 70 anni che non Hobart, si verificava Hobart. Una cosa del genere. Ha nevicato il 23 maggio, cioè insomma il 23 novembre, 23, come se fosse. È come se fosse il 23 maggio, no, il 14 primavera maggio. Inoltrata. Primavera inoltrata, quasi l'estate. Guarda che viale. Poi qua. Invece ce ne andiamo a notte fonda. A notte fonda? Te lo dico così perché Dimmelo adesso così. Ti spiego perché. Vediamo. Intanto quando arriva l'immagine ti faccio capire perché significa. Ecco, ce ne andiamo in Alaska fonda. Comunque. Allora, aspetta un attimo, mi devo concentrare col nome perché è complicatissimo. Utqiagvik. Così si dirà? Sì, l'ho letto, l'ho visto su internet nella hai sentito la traduzione come dicevo? Vocale Utqiagvik in Alaska. Vabbè, ma la notizia importante che si trova qui per capirci quel puntino Capito, lì che puntino vediamo. Lì a sinistra. Dal 18 novembre è calata la notte, ma e il sole quando lo rivediamo? Il 22 gennaio. Ci saranno bella, 60 bella non è. Un aperitivo lì, direi che non è. È tragico certe assai. Progne qua per resistere a... vedi quelli sono stive di grappa abbondante sì, però il suo fascino il suo ce fascino l'ha. Comunque ce 67 l'ha. Giorni mi piacerebbe vederlo però comunque diciamo ma qua però fanno le è una cittadina di ho visto più di 4500 abitanti vedere l'aurora quindi... aurore boreali qua ci fanno sì come no qua la grandissima va bene proseguo c'è proprio l'ultima vai sì, no, faccio, ci stanno allora, per sparare dalla ci regia. Sono, sì, allora, sì. Questa qui faccio vedere soltanto Cumbre Vieja, il vulcano delle Canarie. Come che si chiama? Cumbre Vieja. Cumbre Vieja. Almeno io vabbè, lo effetti speciali. Come, sì, sono più di 60 giorni in attività. Che fa questo? Che fa questo? Lì non allora, c'è abbiate nessuna Cumbre Vieja. No, diciamo, non c'entra niente in modo diretto con la meteorologia, però la cito soltanto perché... un climatologo italiano, Massimiliano Fazzini, ha fatto una riflessione su questa cosa qui, dicendo che se questo vulcano dovesse continuare la sua attività per altri 6-7 mesi, c'è il rischio che vada a raffreddare la troposfera, soprattutto nei nostri settori, quindi Europa, Nord Africa, Cumbre. Con effetti che puoi immaginare. Potremmo vivere un'estate fresca. No, finisce, vero? Di solitamente si stufa. Non lo so, sono più di 60 giorni, quindi non so. E va quindi bene. Finiamo qua. Dai. È tutto? Sì. Va bene, grazie Marco. Le pillole sono sempre molto interessanti. Sì, dai, sono simpatiche. Dai. Quello della città groenlandese, era la Groenlandia? No, no, l'Alaska. Va bene, noi ci vediamo martedì prossimo con altre pillole didattiche, con le previsioni. Con le chicche dal mondo. Grazie Marco. Sarà l'ultimo giorno d'autunno, meteorologicamente parlando. Va bene. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì prossimo con A Spasso tra le nuvole. Arrivederci. Arrivederci.